Ci siamo trovati subito di fronte ai due grandi problemi che si presentano nella nostra attività, quella delle luci e quella dell'audio. E le luci perché la manifestazione veniva fatta in ore quasi serali e in realtà il cosiddetto committente ha chiamato sia per le luci sia per l'audio dei veri e propri professionisti. Per l'audio, poi l'audio poi mi è stato consegnato ed io l'ho usato nel mio montaggio. Ovviamente ho messo la colonna sonora e su questa colonna sonora ho allineato le varie nostre riprese per il montaggio. Quando siamo arrivati in tempo, molto tempo prima dell'inizio della manifestazione, ci è stato spiegato come, ed è questo è molto importante, come avveniva questo evento. Per cui ci siamo accorti che tre erano i posti da riprendere, dove c'era il presentatore o i presentatori, poi c'era un altro posto che era il posto dell'attore. E poi un'altra ripresa doveva riguardare i musicisti. Per cui abbiamo messo le telecamere nelle classiche tre posizioni. La più centrale era quella di Giulio, poi laterale quella di Giorgio. Ecco, questa è la ripresa di Giorgio. Questa è la ripresa di Giulio. E poi una ripresa generale è stata messa da me su un palo legata con degli elastici. Si è fatto subito osservare che quello non era un atteggiamento professionale, cosa che a me non interessa molto perché è importante è portare a casa il prodotto. E il prodotto è stato portato a casa perché in quella maniera la telecamera era proprio ben al di sopra dei partecipanti. Ed è questa ripresa che la vedete. In più, io mi sono messo qui seduto davanti al pubblico e ho ripreso un po' dal basso facendo delle panoramiche tra il presentatore e l'attore. Che poi in maniera alternata ho provveduto a montare. Consegnato un primo montaggio, la persona che è stato ricordato era una persona del mestiere e per cui ha cominciato a farmi delle richieste, delle osservazioni per eliminare alcuni difetti, non tanto nella ripresa, quanto proprio di cose che avvenivano sulla scena, sulla cosiddetta scena. Ci si è fatta una richiesta dicendo che il complesso sonoro, il complesso musicale, doveva assolutamente essere messo all'interno di questo filmato e noi, a parte il finale, non c'era. Per fortuna noi, nell'attesa dell'inizio e mettendo a posto le nostre macchine, abbiamo registrato una prova che il gruppo faceva, per cui questo è stato utile perché è stato messo all'inizio del filmato. Nel montaggio, allineate tutte le riprese, si scelgono le inquadrature migliori, quelle più significative, e logicamente si eliminano gli errori come questi. Centralino? Sì. Questa Nome della inquadratura chitarra, posizione della poi chitarra. Munari Bruno, è Munari alla Moscova, Giulio sfocata, alla Moscova. ma è anche, Sì. ci sono anche queste persone che girano dietro. Anche questa, logicamente, è una panoramica. Che, ecco, questi errori poi si Centralino? risolvono, come ho detto prima, Centralino, con siamo la in posizione della inquadratura chitarra. generale, quella da lontano. Centralino? Centralino? Sì. Si saltano gli errori. Numero di Milano, Numero grazie. di...
Ecco, questa inquadratura va migliorata nel senso che si cerca di scurire con le maschere, si cerca di scurire queste cose che disturbano in modo da focalizzare l'attenzione sullo spettacolo vero e proprio. Anche in questo caso, approfittando degli sfondi scuri abbastanza geometrici, si è cercato di scurire questa targa, ecco, in questo modo. Altra cosa, la persona qui che entrava addirittura con la mascherina, col crop, si è cercato di eliminarla. Una delle richieste della cosiddetta committenza è stata quella relativa a questa scena in cui in diretta lui non è riuscito a pronunciare correttamente il nome dei musicisti. Rafani Dusantes, scusate, l'ho ripassato ma l'ho perso. Un accordo, ragazzi. Per cui mi ha mandato una email con la voce registrata sul telefonino che io ho cercato di inserire, come si vede, nel programma di montaggio. Ho cercato anche di migliorarla il più possibile. Schierati i bravissimi giovani, l'ensemble. Rafani Dusantes. Facciamo un brindisi simbolico allora, che dite? Ecco, si è sentito un po' di eco. E comunque adesso abbiamo finito e ci sentiamo le prossime volte.